Capita spesso quando si è alla guida di un veicolo che non si possono evitare le buche presenti sul manto stradale e che quest'ultime sono talmente grandi da causare un danno al veicolo. Ebbene, in questi casi il risarcimento del danno a chi va chiesto ve lo spiego in termini di legge. Ebbene, il risarcimento del danno naturalmente va richiesto all'ente che è proprietario di quel tratto stradale, che può essere dunque sia un ente privato che un ente pubblico. Nello specifico, la richiesta di risarcimento del danno va inoltrata o a mezzo raccomandata oppure tramite PEC, allegando la descrizione dell'accaduto. Le fotografie della buca e del tratto di strada che chiaramente contiene la buca, più la copia degli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine se sono intervenute. Ancora il nominativo degli eventuali testimoni, più le relative dichiarazioni, e naturalmente il preventivo o la fattura di riparazione del veicolo. Vi segnalo che però è necessario fare molta attenzione ai tempi di invio della richiesta del risarcimento del danno. Ebbene sì, perché il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di 2 anni, attenzione, a partire dal giorno in cui è accaduto il danno. Infine vi ricordo che il diritto al risarcimento viene meno se l'evento si sarebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Per maggiori informazioni e per restare aggiornati, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social.